Salve a tutti e benvenuti nel secondo episodio della Halo Saga. Siamo su Halo Combat Evolved e nello scorso episodio avevamo completato il primo livello a difficoltà normale, la Pillar of Autumn, per potersi godere anche il tutorial e tutte quelle piccole sezioni di mini tutorial all'interno della missione che sarebbero state completamente skippate se avessimo giocato a difficoltà eroica o superiore. Nel secondo episodio giocheremo la missione Halo e dato che è parecchio lunga direi di non saltare un po' tutti questi convenevoli, selezionare la difficoltà eroica, nessun teschio, e avviare la missione. Siamo troppo veloci! No! I freni! Sono saltati i freni! Perdo il controllo! Pronti all'impatto! Capo! Capo, mi senti? Finalmente! Tutto bene? Puoi muoverti? Siamo gli unici sopravvissuti qui. Gli altri, l'impatto. Non c'è più niente da fare. Raccogliamo un po' di munizioni e granate e proseguiamo. Attenzione, astronavi dei Covenant in avvicinamento. Meglio spostarsi su quelle colline. Se va bene, i Covenant crederanno che siamo tutti morti. Eccoli. Allarme, nave nemica è in arrivo. Staranno cercando superstiti. Meglio andare via subito. Io nel frattempo vi ricordo che sto giocando con la grafica vecchia, con la grafica classica e anche con i suoni classici. Niente di rimasterizzato. Ma là troviamo degli altri nemici. Dei Banshee. No, ho sbagliato, volevo mirare, ma ovviamente non si può fare qui su Halo Combat Evolved. E una se n'è andata, e quella dovrebbe scappare, ora che il suo compagno è stato distrutto. Questa pistola, ragazzi, su Halo Combat Evolved è un'arma di distruzione di massa, è fortissima. Anche contro i veicoli, come avete appena visto. E là abbiamo i primi Covenant di questo livello. Come sempre premo X per ricaricare perché così si ricarica in infinite, ma qua invece si accende la luce con X. Ora abbiamo distrutto alcuni Covenant. Se vi ricordate nello scorso episodio, intanto guardate qua che figata che è l'Halo. Cioè immaginatevi nel 2001 un ragazzino, un bambino che arriva su questo livello qui, abituato a giochi lineari, a spara tutto su binari e si ritrova una cosa del genere. Cioè, anche con quella roba lì che... cioè, figata. Una mappa aperta. Intanto dai Covenant stanno effettivamente cercando noi. Se non sono despawnati. Cioè, se noi tornassimo là ci sarebbero dei Covenant. Che stanno effettivamente cercando nella nave. Per vedere se ci fossero dei superstiti. Ora noi le domande che dovremmo farci è... cos'è questo posto? Cos'è Halo? Perché non sappiamo ancora nulla di questo anello misterioso. Noi ci siamo atterrati per necessità, perché dovevamo sfuggire ai Covenant che ci avevano inseguiti da Reach. Segnalazione proveniente da una scialuppa su quella collina. Dobbiamo verificare se ci sono superstiti. Eccoli qua. Altri Covenant. Tanto anche la nave ci spara. Ricordiamoci che siamo a difficoltà eroica, eh. Non possiamo più
fare gli ignorri come facevamo la difficoltà normale. La mira assistita in questo halo è molto forte. Guardate, un intero caricatore non è riuscito a tirare giù il suo scudo. E questo si chiama T-Bag. Immagino che lo sappiate. Abbiamo soccorso i Marines. E quello Wow, è più alto di quanto è Sergente pensassi. Johnson. Grazie a Dio, capo. Credevo fossimo in guai seri. È un disastro, signore. Siamo tutti sparpagliati in questa valle. Abbiamo richiesto l'evacuazione, ma prima di rivedere lei pensavo fossimo spacciati. Niente paura, sergente. Staremo qui finché non verranno a prenderci. Attenti, nave nemica in avvicinamento, da questa Dall'altra valle. parte. E qui sopra abbiamo anche munizioni, kit di pronto soccorso, altri marine che sono quelli un po' più fragili. Eccoli. Possiamo prendere munizioni e granate. E qui da lontano possiamo cecchinare se riusciamo i nemici. Ecco così. Prego. Grazie per la collaborazione. Ne arrivano altri? Eccoli, Sono con te. eccoli. Andiamo ad intercettarli questa volta. Qui, anche qui trovate munizioni e kit. Attenti, nave nemica in avvicinamento. Ho bisogno Bisogna d'aiuto stare qui. attenti alla loro torretta, eh? Quella torretta lì ci spara. Quindi rimaniamo dietro gli alberi. E diamogli un regalo di benvenuto a questi Covenant. Non ha funzionato come avrei voluto. Ecco, come vedete sparano parecchio. Come vedete, Grunt scappano. E anche qui volevo mirare, ma ho sparato una granata. Ecco fatto, io per adesso sto giocando solo con armi umane. Intanto qui un marine è morto, credo che sia il sergente. Sì, è il sergente Johnson. Pace all'anima sua. Qui non bisogna tenere in vita marine, cioè se si riesce meglio, ma non è una cosa indispensabile. Noi possiamo eliminare anche i Covenant mentre sono dentro nella nave, se riuscissimo a colpirli. Tipo così. Eccolo, l'elite, il bersaglio prioritario. Ok. La nave nemica continua a spararci. Però ora arriva l'ultima ondata. Chi è con me? Qualcuno lo vede? Ecco fatto. Proseguiamo. Di là ci sono altri nemici. Forse arrivano i soccorsi. Eccoli. Io tenteremo di portare in salvo dei soldati.
i superstiti appena possibile. Affermativo. Ecco 419, mantengo la posizione. Passi. Vediamo se riesco a far salire De Marine. Il capo e io abbiamo bisogno un Marine. Di forzi. Potete darci un po' di uomini. Sicuro, portato. Ok, ragazzi, volontari, un passo avanti all'istante. Gli altri tornino alla nave. Muoviamoci. Ok, uno è salito. Andiamo. Cioè davvero, immaginatevi nel 2001 una cosa del genere. A parte la guida del Warthog, che è molto strana. Là ci sarebbe stato un teschio nella versione rimasterizzata. Però, cioè, immaginatevi nel 2001 sta cosa. Assurdo. Prendevi veicoli e andavi in giro. La caverna non è naturale. Qualcuno l'ha costruita. Per cui porterà da qualche parte. Mi sono immessa nella rete dei Covenant. Stanno trasmettendo dati strategici su canali non criptati. Gli mostreremo con chi hanno a che fare. Capo, userò il tuo transcomunicatore per captare i loro messaggi. Qui ci sarebbe stato il terminale. Ve lo faccio vedere. Eccolo lì. E qui si deve fare un bel salto a massima velocità. Olè. In questo punto io da piccolo mi ricordo che mi ero bloccato perché non riuscivo a passare. Eccoci arrivati. Ne arrivano altri, lassù! Eh? Wow! Lassù! La mitragliatrice del Warthog è fortissima. Specialmente se usata da un marine che ha l'aimbot. Bene. Dobbiamo ripararci. Così, senza sobbalzi. Hanno pure le pretese questi marine. Eccolo. Avanti. Vai, seccatelo, seccatelo. Bravi. Li vedo. Ottimo. Lasciano un altro. Bravi. No, un marine è morto. Guardate come lo scudo dei Jackal deflette tutti i colpi. Allora io lascio il Warthog qui. Ma che? Il marine continuerà a sparare. Ecco fatto. Accenderò la luce così vedrete un po' meglio anche voi. E di qua non si può andare, come vi faccio vedere. Perché io già stavo andando al punto della missione corretto, però effettivamente uno vorrebbe passare di qui. Ci deve essere un meccanismo per attraversare il crepaccio. Vedi se c'è un pannello o un interruttore. Guardatelo là. E di qua non si può andare. Andiamo a prendere il pannello. Nel frattempo vi ricordo che in Halo 1, in Halo Combat Evolved, non si può correre, cioè non si può scattare. Questa è la velocità massima che si può ottenere. Ora noi prepariamoci le granate al plasma, perché qui sopra ci sarà qualcuno che ci dà il benvenuto. No! Ecco, attaccata. Un altro! Ce ne sono ben due elite rossi. Pericolosissimo. Però noi possiamo attaccargli la granata. È scomparso. Un altro bug della MCC, fantastico. 343 Industries ha fatto un lavoraccio con questa collezione di giochi. Specialmente all'uscita era quasi ingiocabile. Ora noi però attiviamo il ponte luminoso.
E poi si può scendere da qua. Ah, la torcia tra l'altro si scarica. Guardatela in alto a destra. Vedete? Ha la carica. Il Marine è ancora vivo. Almeno uno dei due. L'altro ci ha abbandonati. Ed ora si può continuare. Qui non c'è nessun nemico. È un'area completamente inutile. Altri messaggi sulla rete dei Covenant. Sembra che molti altri siano riusciti a scappare dalla Otto. Il capitano gli ha dato filo da torcere. Se troviamo il capitano Keyes e gli altri superstiti, possiamo coordinare una vera resistenza. Quindi il nostro obiettivo ora è trovare il capitano Keyes e altri superstiti per riorganizzarci su quest'anello. Niente male! Se si sono nascosti in quell'edificio, controlliamo. E qui. Questa è una zona che ho sempre lasciato per ultima, a dir la verità. Guarda. Vediamo se facendola per prima cambia qualcosa. Non mi puoi scappare. Sono proprio in fuga. Qui ci sono davvero tantissimi nemici, eh. Bisogna stare attenti. Intanto il Marine spara al muro, va bene. Avevo detto che avevi l'aimbot, ma mi sa che t'hanno un po' depotenziato. Vai, okay. Spara l'elite. Beh, l'elite giustamente va in copertura. Allora, lascerò il Warthog in una posizione in cui possa darmi un po' di copertura. Magari qui. Ne arrivano altri. Ecco, fatto. Andiamo ad eliminare l'elite. Oh, sono due. Grande, questo è il suono di un'elite che muore. Allora, se non tirano granate al nostro compagno, farà fuori un sacco di nemici. C'è un nemico qui? No, sono tutti di sopra. Sì, sono tutti qui sopra. Proviamo ad eliminarli. Oh, là c'è un grunt. Guardali lì. Il Marine là intanto, una posizione incredibile. Devo stare attento qua a salire, perché ci sono davvero tanti nemici. Potrebbero spararmi anche da dietro, esattamente. No, via, 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 un secondo. Vi ricordate cosa vi dicevo? Per tirar giù gli scudi dei nemici, dei Covenant, servono armi energetiche. Ecco come loro hanno appena fatto con me. Dovremmo cercare dentro quegli edifici prima di andare. Sono quasi morto. Sono morto. No, non sono morto. Che culo. Dove sono? Dove sono? Qui fuori. Uno era anche qui dentro. Attenzione, eh. Qui c'era un kit, eccolo. Ed ora andiamo sotto a trovare i nostri altri marine. Di nuovo vi accendo la luce. Tre jackal possono davvero impegnare molti marine. Ho richiesto l'evacuazione. Ricevuto. Marines, prepararsi all'evacuazione, rapidi! Andiamo, andiamo. A
Attento, può essere ovunque. Prendiamo il granata al plasma e vediamo se riesco ad appiccicarla. Esatto. La madonna, sì, ragazzi, quanto odio. Sono con te. Lo vedi? Questo marino ha fatto una strage comunque sul Warthog. Ci sono altri nemici da eliminare lì sopra. Attento, può essere ovunque. Saranno scappati tutti. Dobbiamo mettere in sicurezza la zona. Oh no, ok, era sotto. E c'era solo un grunt. Sono scesi tutti quelli che c'erano qui sopra, sì. Echo 419 a Cortana, rispondi. Ti ricevo, Echo 419. Abbiamo dei superstiti. Urge recupero immediato. Ricevuto, Cortana. Sto arrivando. Ho visto altre scialuppe nella vostra zona. Una accanto a un crepaccio. E un'altra all'inizio del fiume. Difficile a dirsi da quassù, ma sembra ci siano altri superstiti. Ricevuto. Andiamo. Mentre subito. Il Pelican là va a soccorrere i nostri marine, noi andiamo a soccorrere altri marines. Ci hanno detto che ci sono altre due scialuppe. Guardate i marine che abbiamo soccorso che se ne vanno. Sono 3-4. Beh dai, non male. E noi torniamo invece a soccorrere altri marine. Qui fuori dovrebbero esserci dei nemici, forse. Dei Jackal, eccoli. Marine, sveglia. Bro, sveglia. Wow. Spara. Non mi puoi scappare. Bravo. Così, senza sobbalzi. Ora noi questa zona l'abbiamo fatta. Possiamo addentrarci di là. Anche se ci sono altri nemici. Esatto, ci sono dei Banshee. Noi dobbiamo continuare a muoverci per evitare i loro colpi. Ecco! Sveglia, bastardi! Sono dappertutto! Guardalo là! Segalo, segalo! Colpiscili, colpiscili! Dai, Marin, forza! Prendi la mira! È tuo quello! È tuo! Bravo! Colpiscilo, colpiscilo! Grande! Prende fuoco! Distrutti tutti e due. Ed ora possiamo proseguire di là. In ogni zona in cui andrete. Dai, ma che ribaltamento! È morto il marine? Solitamente quando ci si ribalta muoiono. Ok, non è morto. La guida del Warthog di Halo 1 è proprio dobbiamo una merda. Le altre due. Salga, Marine. Bravo. Sì, non c'è nemmeno il klaxon in Halo 1, pensate. Eccoci qua. Wow. Superstiti individuati. Eccone un altro. Spara, spara, spara. Elimina tutti. Sono troppo bravo. Sì, sei troppo bravo. Continua ad eliminarli. Grande. Questo è gratis. Trovati. Ce ne sono altri? Arriveranno sicuramente altri qui, eh. Io però nel frattempo scendo e mi prendo il fucile di precisione. Che è finito sotto il Warthog? No. No, volevo prendere il fucile di precisione. Grazie. E questo ce lo portiamo da un'altra parte. Di là. Ok, a te ti lascio un attimo qui, pronto a sparare chiunque arrivi. Io intanto vado a soccorrere gli altri marines, che dovrebbero essere tra queste rocce. Nope, allora sono già saliti. Guardate il puntino verde sul mio radar. Vediamo se sono qui sopra. A sentirli sì, sono lì sopra. Eccoli. Sì, sì, sono io.
Nel frattempo sento il mio Warthog sparare. Cosa buona e giusta, ma spero che non lo seguino, perché potrebbe essere tosta altrimenti senza di lui. Va bene, dai, che pippa che sono. E contro Jackal potrebbe avere vita dura, eh. E dai, due l'ho eliminato io. Beh, da questa distanza è quasi impossibile colpirli. Quella nave è tosta, eh. Non mi ricordo se in Halo 1 si possono distruggere quelle torrette. Io non ci spreco colpi per ora. Sono pronto però ad eliminare i Covenant appena scendono. Bersagli prioritari sono gli Elite. Eccoli. I Grunt, vabbè, possono anche lasciarli in vita. L'Elite deve morire. Ecco fatto. I Grunt non sono più un problema ora. Sì, vai, coprimi le spalle, Marine. Sei utilissimo. Arriva un'altra nave là. Bisogna tornare subito su. Sentite come sono contenti. Il mio Warthog esiste ancora? Secondo voi? Sì, eccolo lì che spara. C'è un Elite? È là, sì, è andato di là però. Hanno visto che c'era la mitragliatrice, probabilmente sono scappati. Guardali come corrono. Vediamo di intercettarli, tipo qua. È lì l'Elite, eh? Fuori uno. Fuori due. Ma Maria, ma hai tirato due colpi di cecchino, non hai ucciso un Grunt? Ma quanto puoi essere scarso? Ecco che arriva un'altra nave. Io provo a tirare una granata là. No, muori, muori, muori. Ti ho tirato giù lo scudo. Ecco, fatti, crepa. Mi stanno tritando. Ok, checkpoint completato. Sono morti? No, ce ne sono ancora qua. Sono tantissimi Jackal, questo è un problema, eh. E sono difficili da eliminare Jackal. A meno che non abbiate armi energetiche che possano distruggere i loro scudi facilmente. Ce n'è uno che gli ha sparato in testa un colpo caricato di pistola al plasma. Non so se avete notato. Ok. Ecco 419 a Cortana. Foehmer in posizione, pronto a nuovo recupero. Affermativo, Foehmer. Pronti a partire quando vuoi tu. Eccolo. Cerchiamo l'ultima scialuppa, Eco 419. Buona fortuna. Mi sono preso un po' di munizioni. La vita è sopra di noi, sì. Vado a riprendermi il mio Warthog e proseguiamo la missione Halo verso l'ultima scialuppa. Quanti Marines saranno sopravvissuti secondo voi? Probabilmente non lo sapremo, perché non ho voglia di stare a perdere tempo a contarli. Voglio solo riprendere il mio Warthog. A parte che c'era un Marine che stava correndo di là. Sale sul Warthog? Grande Marine! Vediamo se si vedono, quanti sono. No, sono già andati via. Ok, e ci manca l'ultimo. Riprenditi! L'ultima scialuppa. Proseguiamo lungo il fiume e la troveremo. Attenzione, ho intercettato un messaggio nemico. Hanno localizzato e raggiunto l'area in cui è precipitata la auto. La buona notizia è che il capitano è ancora vivo.
quella cattiva è che i Covenant hanno casato. Sbrighiamoci a trovare l'ultima scialuppa. Così possiamo contattare gli altri superstiti. Eccola qui l'ultima scialuppa. Nel frattempo abbiamo sentito che il capitano Kiser l'hanno catturato, probabilmente. Ci sono dei Marines nascosti sulle colline sopra gli edifici. Attento, Marine! Questo è grazie. Attento, ma cosa fai? È un piacere. Sì, grazie. Siamo messi male. Abbiamo dei feriti. Manderò una nave a prenderli. Sono dappertutto! Lassù! Allora, io direi di mettere ancora il Marine in una buona posizione. Da cui sparare. Tipo qui. Ecco fatto. E aiutarli con il cecchino. Ma come si nasconde l'elite? Sono un botto di nemici là. Guardalo, guardalo. Muori infame. Beh, la mira assistita qua è bella forte, eh. No, troppi colpi. Non ho lo scudo. Marine, coprimi. Ma voi cosa fate qua? Non aiutate? Ti piace? Questo Marine comunque è MVP, eh. Eccolo. Ricevuto. E non è che No, questo mi fa. Grande. Sono dappertutto. Coprimi. Ok, e anche questo è andato. Là c'è un altro nemico. Tanto la musica va altissima. Oh, troppi nemici. Dobbiamo difendere questa posizione. È rimasto un grunt lì sotto? Sì. Non li sentiremo più. Ricevuto. Sto arrivando. Bene così. Altre comunicazioni sulla rete dei Covenant. Ho trovato il capitano Keyes. È tenuto prigioniero nella Truth and Reconciliation. Un incrociatore che ho danneggiato prima di abbandonare la Otto. La Truth and Reconciliation è atterrata su un altopiano desertico a circa 300 km da qui. È ora di guadagnarci lo stipendio, Marines! Tocca a noi, a bordo e via da qui alla svelta. Benvenuto a bordo, capo. Portiamo anche loro. Pronti al decollo. Non si lascia indietro nessuno. Faccio il giro largo per non investire Marine, che stanno anche loro correndo verso il Pelican. Ecco fatto. Vai raga, potete scendere. Uscite presto! Andiamo. Salite anche voi. Non salgono loro? Niente. Fatto, abbiamo finito la seconda missione di Halo Combat Evolved, ovvero Halo, si chiamava proprio così, e ho chiamato in pausa, come ho fatto anche nello scorso episodio. Nel prossimo episodio affronteremo il livello La Truth and Reconciliation, un altro livello molto lungo. Il tempo di riferimento continua ad essere 20 minuti, ma è una sfida per chi volesse cercare di speedrunnare il livello, farlo nel minor tempo possibile. Infatti, se riesci a farlo in meno di 20 minuti, ti viene dato un obiettivo come ricompensa. Ma il tempo, come avete visto, ecco, ci ho impiegato circa 30 minuti, non prendendomela proprio con calma, andando comunque abbastanza spedito, sapendo già dove dovessi andare e non perdendomi mai. Ci ho comunque messo più di 30 minuti, quindi... ci vuole il loro tempo, ecco. Per il prossimo livello penso che ci metterò circa una quarantina di minuti, perché è molto lungo. Detto ciò,
Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!